Ciao a tutti, carissimi amici e amiche. Come mia consuetudine, intanto vi ringrazio per la partecipazione all'ultimo video, ai commenti, siete come al solito molto carini e quindi mi hanno assolutamente gratificato. Spero che comprendiate che per me il canale non è il mio canale, ma è il nostro canale, in quanto poi interagiamo ed è molto gratificante per me questo fatto. Per quanti vedessero, come ripeto ormai come un mantra, il canale per la prima volta, sappiate che il canale, come ripeto sempre, al contrario di me, è giovanissimo. Pertanto commentate, iscrivetevi se vi piace, se vi piacciono i contenuti, eccetera. Oggi continuiamo questa sorta di rassegna sui Maneskin e, come mia consuetudine, ascoltando quelli che sono stati i consigli e quindi scalettando i pezzi che via via commentiamo, oggi presento La paura del buio dei Maneskin, che è uno dei pezzi che da voi indicato come per l'ascolto. Pertanto, come ripeto ormai costantemente, farò dei piccoli intervalli, quindi cercherò di interrompere il pezzo con piccole interruzioni per poi magari commentare alla fine quelle che sono le considerazioni sul pezzo. Pertanto, senza indugi, andiamocelo ad ascoltare. Sento mille voci che parlano, ma non sento che dicono. Mi guardo allo specchio ed immagino di essere al circo su una giostra di felicità. E non voglio andare giù, anche se non mi diverto più. A volte mi sento un miracolo e a volte ridicolo. Poi perdo la testa in un attimo, ma non ditelo in giro, son fuori di me. Son fuori di me. Inizio, come al solito, in un arpeggio, raccontando in qualche modo la storia e vediamo come sviluppa il pezzo. Poi continueremo il nostro piccolo commento. Toglimi tutto, continuerò a non avere la paura del buio e tardi quando sarò qui per terra distrutto. Continuerò a non avere la paura del buio e quindi tu stami, strappami i vestiti di dosso. Continuerò a non avere la paura del buio e quindi comprami me, vivi, fammi di tutto. Sei soltanto tu ad avere la paura del buio, noi no. Noi no, io no, io preparo il mio bastard col diavolo, da quando son piccolo. Puoi darmi del pazzo bastardo, ma la più ci prenderò sopra col vino e ti prenderò te. Dai, 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 ti prenderò te perché so che anche se mi hai odiato canterà il mio nome. E quindi prendimi, mordimi, toglimi tutto, continuerò a non avere la paura del buio. E anche quando sarò qui per terra distrutto, continuerò a non avere la paura del buio. E quindi sputami, strappami i vestiti di dosso, continuerò a non avere la paura del buio. Quindi comprami, vendimi, fammi di tutto. Sei soltanto tu ad avere la paura del buio, noi no. Questi cambi di registro tra punte, tra il bridge, il ritornello, eccetera, a sottolineare sempre un po' i vari stati d'animo, no? Andiamo avanti. Noi no. Tornerai da me con l'aria stanca, porterai dei tagli sulle braccia, sei rimasta sola sulla barca, riconosco i segni sulla pace.
insomma, non male, eh? Due cose sul brano adesso, relativamente all'aspetto, diciamo, prettamente musicale. Vediamo come il loro, ormai definirei caratteristico, suono hard rock quasi dei primordi, che io amo molto per i tanti motivi che ho raccontato anche negli altri video. Ma mi piace sottolineare due cose relativamente all'aspetto musicale. C'è questa attenzione da parte della band, questa che io ho definito sempre questa alchimia, che trovo magica, di questi ragazzi, per cui c'è sempre un'attenzione di tutta la band rivolta alla canzone, al testo e al cantato. Quindi sempre tutti al servizio. E questo è un elemento che li rende speciali proprio nel modo di arrangiare i brani. E questo è un pezzo che ha proprio, che non è l'unico loro, ma che l'ho riscontrato fortemente, per esempio, in Coraline e anche in altri pezzi. E quindi questa caratteristica che loro hanno, molto di questa attenzione che la band ha, questa magia che loro hanno creato come band, e che è una cosa abbastanza speciale, ritengo io, da parte loro. Il testo, chiaramente, insomma, anche questa è una caratteristica forte che loro hanno, che mi rimanda proprio al rock tradizionale, quello di spessore, che usa sempre un po' la metafora come linguaggio nei testi, e loro lo fanno spessissimo nei brani, e anche questa è un'altra caratteristica che mi riporta proprio a quel rock di spessore autentico che negli anni ha raccontato tante belle storie. Mi piace sottolineare un aspetto, no, che trovo straordinario, e che chiaramente la loro gioventù e anche il loro talento in qualche maniera riescono ad esprimere. Loro quest'ansia creativa, questa sorta di tensione che c'era, per esempio, alla ricerca anche nel brano. Io ricordo, per esempio, non lo so, del Torno a casa con questa famosa Marlena, questa musa che poteva andare via e poi tornare. In questo brano è ancora più fortemente sottolineato questo aspetto, cioè questa sorta di passione, di tensione, questa continua, questo caldo freddo ricorrente, diciamo, quella tensione creativa che poi è sostanziale, che poi in fondo è una caratteristica fortemente giovane. Sono i giovani che hanno queste grandi tensioni che poi rivoluzionano. E quindi mi auguro intanto sostanzialmente che questa loro voglia non venga mai smarrita, quantomeno duri quanto più a lungo possibile, e che riesca comunque a generare continuamente nuove cose, nuovi racconti, nuove storie da raccontare in musica. Quindi niente, questo è un pezzo che indubbiamente li racconta, come penso perlomeno tutto quello che io ho ascoltato fino ad oggi, alcuni pezzi con una profondità anche nei testi importante. In questo ritrovo proprio questa voglia, questo desiderio fortissimo, questo gioco, no? Metaforico. E questo credo che sia un elemento da non sottovalutare, voglio dire, e che mi auguro che non perdano mai. Mi piace, per esempio, nell'aspetto musicale, questi cambi di registro che in realtà raccontano le varie tensioni emotive
così riassunte in pochi minuti, eppure con tanta forza, con tanta tensione. Ecco, questo lo trovo veramente molto molto interessante. E quindi sostanzialmente a me ha trasmesso proprio questa loro energia creativa, questa volontà, questa ricerca, questo desiderio di questa conquista, di questa identità artistica che deve delinearsi, che si delinea, che si è delineata in qualche modo, che spero che non venga perduta. Io credo di non avere molto altro da aggiungere su questo brano, se non che testimonia ancora una volta che questi ragazzi sono ragazzi di talento e spero ci racconteranno tante belle storie. Con questo concludo e vi saluto. Alla prochaine. D'accordo? Ciao a tutti.